situazione come per, anche ridicola, secondo me. Kafka ci avrebbe scritto qualcosa. Il comune gli intima di mettere in sicurezza il casolare di San Polo, che però è ancora sotto sequestro in quanto teatro di un delitto. Insomma, una vicenda che ha dell'incredibile. Protagonista a suo malgrado, Sandro Mugnai, l'aretino che lo scorso 5 gennaio aveva sparato con una carabina contro al vicino che stava tentando di buttargli giù la casa a colpi di benna, uccidendolo. Il casolare, pesantemente danneggiato, fu subito dichiarato inagibile dai vigili del fuoco. Ovviamente non è in sicurezza, questo è sicuro, perché tra l'altro c'è proprio una questione di stabilità. Nessuno può ancora entrare, ma il proprietario dell'immobile era arrivata la lettera protocollata dal comune di Arezzo che lo invitava a provvedere ai lavori per rimettere in sesto l'immobile, una procedura standard che non aveva però tenuto conto del sequestro. Incredibile, però è così. Ovviamente abbiamo già provveduto a comunicare al comune che, essendo sotto sequestro, è impossibile. Da qui il dietro fronte dell'amministrazione comunale che ha annullato adesso l'avviso, mentre la famiglia Mugnai resta ancora senza casa. Purtroppo è fuori di casa, non può utilizzare le macchine, non le può utilizzare lui né quelli che erano lì, quindi un disagio assoluto. La casa è stata al centro anche della perizia balistica, che dovrà confermare o smentire il racconto fatto da Sandro Mugnai. Avevamo fatto anche un'istanza di dissequestro perché ritenevamo o comunque pensavamo che gli accertamenti fossero stati effettuati tutti, invece il giudice l'ha rigettata dicendo che ci sono ulteriori accertamenti, di conseguenza siamo in attesa. Mugnai era stato arrestato la notte stessa dell'omicidio. Dopo 4 giorni di carcere per omicidio volontario era stato scarcerato dal GIP che gli aveva riconosciuto la legittima difesa, ma è ancora indagato per il reato più pesante previsto dal codice penale. Pur nella gravità di quello che è successo, è sicuro di non aver, che non poteva fare altro.